presentato questa mattina un documento firmato da 18 comuni su questa proposta di un primo intervento nell'ospedale di Bordighera. Di cosa si tratta? Si tratta di un documento siglato dai 17 comuni, compreso Rete Meglio, più il comune di Ospedaletti. In riferimento all'ospedale San Charles, questo documento ribadisce la volontà di tutti i comuni per quanto riguarda la realizzazione del nuovo ospedale a Talge, però questa realizzazione non deve dimenticare il nostro presidio sanitario del nostro ospedale, vale a dire noi vogliamo che ci sia un presidio sanitario 24 ore su 24 con quei servizi minimi correlati ad esso. Questa tutela dei 60.000 abitanti che gravitano sul comprensorio, più i numeri crescono durante il periodo di vacanza. Quindi sì allo nuovo ospedale, ma no a quello che sta accadendo all'ospedale di Bordighera. Su questo noi ci rivolgeremo direttamente alla Regione, poiché sappiamo che l'ASL 1 segue le direttive della sanità regionale e quindi questo tavolo che noi andremo a creare con dei tecnici da noi scelti, non dall'ASL, farà una proposta fattibile e realizzabile. Con questa proposta andremo in Regione e andremo a discutere su tutto quello che secondo noi come sindaci è tutela dei nostri cittadini e tutela di coloro che gravitano nel nostro comprensorio. Quindi primo intervento, non un pronto soccorso? Primo intervento in questa prima fase, poi dopo comunque sia pronto soccorso, siccome la legge prevede che il comprensorio per l'ospedale di primo livello deve essere minimo 80.000, ma siccome questo caso, questo fatto, in realtà non tenendo in considerazione quella che è la orografia del nostro territorio, e siccome si può andare in deroga a questo numero di 80.000, noi faremo una parte della nostra, diciamo, chiamiamola battaglia, perché tale è, su questa deroga 80.000, e la deroga 80.000 vuol dire che si può tornare anche ad un pronto soccorso. Quindi noi cercheremo di ottenere il massimo per i nostri cittadini e per il nostro comprensorio, non dimenticando mai che siamo favorevoli e appoggeremo sempre il nuovo ospedale di Bordighera, ma non contiamo di dimenticare il nostro ospedale di Bordighera.